Insomma, mi mancavano le serate così, adesso capite perché, Perché, bah, insomma, anni fa qualcosa si è animato perché ascoltate Costanza e le sue parole, ce le portiamo a casa con l'arma di costruzione di massa. Sentite Emily Dickinson, sentite Aldous Huxley, le citazioni di Marco e il padre Maurizio che ci mette davanti ai fatti, perché questo è il tema, i fatti. Stare davanti ai fatti con la capacità di leggerli e la possibilità di non farsene, come dire, don't be overwhelmed, come direbbe mia figlia Livia, che raramente viene qui, oggi c'è, quindi sono contento. E essere sopraffatti, diciamo così, dai fatti stessi. L'ironia serve a questo anche, la comprensione di ciò che avviene serve a questo. E noi, caro padre Maurizio, abbiamo scelto la via del combattimento. Questa è stata la scelta fondamentale. Oggi sono qui con me tanti amici del popolo, della famiglia, Nicola Di Matteo, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, il nostro coordinatore nazionale. Giovanni Fiori è un imprenditore. Padre di due figli, una bravissima persona che adesso si trova a scontrarsi con dei figli di Pignotta del municipio Roma 10, dove è candidato presidente per il popolo della famiglia. Grazie Giovanni. Ogni giorno io devo dirgli diventa cattivo, perché fondamentalmente poi questo è il modo con cui ci si deve proporre in una battaglia. Io e Inocchio Moriamo ho provato a mettere alla fine quasi inconsapevolmente, ero sotto dettatura, anch'io mi accorgo di non aver mai letto Tolkien in vita mia, ma di essere sostanzialmente stato costretto dalla vicinanza con padre Maurizio a usare proprio Tolkien come citazione che apre l'ultimo capitolo. E la citazione dice: non sappiamo di coloro che noi sappiamo di coloro che proseguirono, non di coloro che abbandonarono. Ed è per me un elemento molto importante. Questo è stato un percorso. Sono anni, anni ormai, no? Che ci incontriamo. Quante serate tutti noi abbiamo fatto. Io davvero ormai saremmo arrivati a migliaia di incontri con, credo, centinaia di migliaia di persone e quella straordinaria esperienza che è stato poi il momento del Family Day del Circo Massimo di Piazza San Giovanni. La tenacia di questi che hanno perseverato sta fermando un'onda di male che in Italia non arriva, è bloccata. Noi dobbiamo essere consapevoli, perché è davvero così, che se in Italia non c'è il matrimonio egualitario, se in Italia non c'è la legge sull'eutanasia, se in Italia è illegale l'utero in affitto, se in Italia ancora oggi un medico può dichiararsi obiettore di coscienza e non praticare interruzione volontaria di gravidanza, se tutte queste battaglie noi ancora oggi le stiamo vincendo è perché da anni ci siamo messi in cammino per essere un popolo che dà battaglia. Questo è l'elemento che deve essere chiaro. Se noi, quando dico noi, 4 anni fa avessimo detto questi fatti stanno arrivando e non li avessimo letti con l'ironia e la volontà di dare battaglia, saremmo stati già sopraffatti. Questo è un elemento che noi dobbiamo avere chiaro. Questo impegno, tutto questo esercizio, tutta questa fatica non è nulla di inutile, è qualcosa di fondamentale. E il titolo è un po' faticoso, quando io ho dovuto scegliere questo titolo. Per il verde ci ho messo poco, ho detto a olio verde, se c'era Costanza, stavamo 2 settimane a decidere il colore. Sul titolo ho scelto una strada complessa, perché l'alternativa a capire è pericolosa qui. E attenzione, capire esattamente nella logica di padre Maurizio, questo libro si apre proprio con una pagina del discorso di Lisbona, la pagina finale, non quella che va citato padre Maurizio, in cui si dice
precisamente non agire secondo ragione, non agire con il Logos, è contrario alla natura di Dio. Punto. Questa è la grande distanza. Questo libro contiene dati, numeri, analisi, è un manuale fondamentalmente, magari in qualche parte persino noioso perché l'ho rimpinzato di dati, ma per dire che ci sono gli elementi razionali che spiegano che fare la battaglia contro l'aborto e a favore della natalità, per il reddito di maternità e per il quoziente familiare, per la vita e non per l'eutanasia, per combattere la droga, combattere le dipendenze e dire no alla pornografia, per dire che una donna che fa un figlio è la salvezza di questa nazione, tutto questo ha a che fare con la ragione e il bene dell'Italia. Nient'altro che questo, è ragione e quindi è bene. Noi abbiamo una difficoltà nel comunicarlo, questo è il nostro problema, no? Perché tendiamo a avere l'attitudine bigotta, chiamiamola così, che spero oggi non si sia percepita, perché la bellezza delle nostre serate all'inizio, proprio quando cominciamo a fare i quattro moschettieri contro i falsi miti di progresso, è che la gente si divertiva. Ed è stato lì il momento in cui noi abbiamo costruito il primo slancio. C'era, oltre alla passione, oltre alla veemenza, oltre alla militanza, anche quel sano criterio di amicizia che, unendoci, dava a tutti noi un clima di divertimento e di passione che derivava dal piacere di fare queste cose. Siamo all'ultimo miglio, sono per noi, in particolare per noi che ci impegniamo nel popolo della famiglia. Oggi ci sono molti venuti anche da lontano, per Federico Pieroni, lo vedo, insomma, mi pare, da qualche parte, ecco Federico, tanti amici arrivati dai vari municipi di Roma dove siamo in battaglia. Facciamo un percorso faticosissimo, complicatissimo, ma necessario. Ma dobbiamo imparare a comunicare bene, in particolare in questo scorcio determinante del percorso, le ragioni profonde che sul piano eminentemente razionale fanno sì che quella che qui chiamiamo la proposta per l'Italia sia l'unica proposta razionale per salvare questo paese. Che le alternative proposte, che vanno dalle follie della droga libera all'eutanasia perché la legge la vogliono approvare adesso, o peggio ancora, leggi come quelle anti-omofobia, vi ricordate cosa significherebbe? Vorrebbe dire che queste serate e questi giorni e questi convegni non si terrebbero più. Allora, tutto questo è per l'Italia una discesa agli inferi, e non in termini escatologici, in termini pratici, in termini di concreta vita personale per ciascuno. Se noi diciamo, leggiamo attraverso la famiglia i bisogni reali di un popolo, finalmente forse avremo una prossima legislatura repubblicana, qualcuno che si occuperà di 29 milioni di italiani regolarmente sposati, miracolosamente ancora regolarmente sposati, che allevano 15 milioni di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, al posto di un'intera legislatura fatta per fare 2000 coppie che fanno l'unione gay e l'unica cosa che è interessata è quella. Ma vi darà un criterio ragionevole e fa sì che il rappresentante del popolo risponda ai bisogni del popolo. Ebbene, questo è il punto, questo è il punto. Se vogliamo fare questo, che è quello che abbiamo scelto alcuni anni di fare nel percorso del popolo alla famiglia, noi dobbiamo dire al paese che queste attruppate, oggi è impressionante l'intervista di Renzi, io prego leggetevela su Repubblica, due pagine, in cui l'unica cosa che riesce a dire è, per giustificare il ruolo di Denis Verdini, ma senza di lui non c'erano le unioni civili, hai capito? E in un secondo passaggio mi sono commosso perché ho incontrato due ragazzi che si tenevano mano nella mano e andavano in viaggio di nozze. Ora, benedetti Dio, tu sei un leader che vuoi pure raccontarci di essere un leader cattolico, ma allora c'era ragione padre Maurizio, ma non devo dire questo, quando ha fatto scrivere lo striscione Renzi ci ricorderemo, ci siamo ricordati, diciamo così, e ci ricorderemo, e ci ricorderemo, e ci ricorderemo. Perché non l'ho visto piangere, non l'ho visto commuoversi davanti alla notizia data da Istat che dalla fine della legislatura, quando io ero parlamentare del Partito Democratico,
E qui mi sono vergognato di ricandidarmi perché c'erano 3 milioni e mezzo di italiani che soffrivano la condizione di povertà secondo i dati Istat. Adesso mi devo ritrovare con la stessa Istat che certifica che i poveri in Italia sono diventati 5 milioni, 1 milione 582 mila famiglie, con particolare riferimento alle famiglie che hanno 3 o più figli. E lì commozione della Presidenza del Consiglio e della Segreteria del Partito Democratico non se l'è vista. E alla conferenza della famiglia, la puttanata che hanno organizzato in Campidoglio, gli è salito Padoan a dire di bamboli non c'è una lira, sostanzialmente, dopo aver ascoltato la Boschi che diceva non bisogna parlare più di famiglia, no, la Boldrini era questa, ma bisogna dire famiglie, perché davanti a 44 milioni sono i 2000, quindi adesso bisogna dire famiglie. E poi la meravigliosa Maria Elena Boschi che riuscì a dire adesso per una splendida nuova legge sulle adozioni dove anche le famiglie naturali potranno adottare. Anche! Avete capito cosa ha detto? Anche! Perché l'idea è fare la legge per i singoli e per gli omosessuali. Sapete cos'è questo? È il mondo al contrario. È il tema fondamentale della battaglia, perché la facciamo? Perché questo è il mondo rovesciato dal punto di vista della razionalità, come diceva padre Maurizio, è questo che combattiamo noi, Noi combattiamo una dimensione di irrazionalità che non può che essere fonte di male per il nostro paese. Anche qui, evidentemente, ero sotto dettatura, ma il libro si chiude con la citazione di Giacomo Biffi. Ora, guardate che questa citazione interroga noi, non parla di Islam, molti l'hanno raccontata e citata usandola sul tema dell'Islam, ma la citazione corretta si apre con questa frase per la precisione, che è proprio, tra l'altro ho ascoltato testuale detta da padre Maurizio, in realtà non la stava citando, parlava secondo la propria ispirazione, e poi dice esattamente la stessa cosa. Cardinale Giacomo Biffi dice: io non ho paura dell'Islam. Ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica. Ho paura dell'inconsistenza dei nostri opinionisti. L'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana, questa è la frase che viene usata sempre. Ma qui c'è la ragione per cui Biffi dice questo, e dice testualmente: ciò che mi pare senza avvenire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale. Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere l'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà. I cattolici, lasciando sbiadire la consapevolezza della verità e sostituendo all'apostolato il semplice dialogo ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione. È questa la lucidità del capitolo. Non di dire attenti all'Islam, non un discorso xenofobo, ma un discorso che interroga noi. Noi è la nostra resa quella che può preparare l'inevitabile avanzata del male, del nichilismo, del fondamentalismo. Se noi applicheremo col sorriso e con la gioia e col clima d'amicizia che ha contraddistinto questa giornata, le poche cose che sono scritte in questo piccolo manualetto e la modalità di comunicazione che oggi avete ascoltato da questo palco, io credo davvero che potremo arrivare a un combattimento che sia almeno ad armi pari. E poi al resto, come sapete, ci penserà qualcuno più in alto di noi. Grazie davvero.